Buongiorno a tutti, cari amici e care amiche, e bentornati sul canale della Eli. Questa mattina sono a casa, andrò a lavorare nel pomeriggio perché ho avuto due colloqui della Lucia. Abbiamo dovuto risistemare il PDP in vista dell'anno prossimo che avrà la maturità. Alcune cose le abbiamo tolte, altre le abbiamo lasciate. E quindi ho un attimino di tempo, mi scuso per non aver più messo fotografie delle mie sorprese dei calendari dell'avvento, ma visto che mi avete chiesto il video cumulativo settimanale, ho pensato che sarebbe stato un doppione e francamente ho avuto 2 settimane abbastanza intense sia dal punto di vista lavorativo come pensieri, sia per altre motivazioni un po' tristi che vorrei condividere con voi, ma in maniera proprio molto veloce, nel senso che ho un'amica che purtroppo è arrivata al traguardo e dovevo andare ad incontrarla per berci un caffè insieme, e invece purtroppo inaspettatamente è entrata nell'hospice a sua richiesta. E questa cosa mi ha fatto proprio un po' pensare, soprattutto alla sua consapevolezza di essere arrivata proprio al termine, e mi ha fatto fare anche un po' di pensieri sull'età, sulla vita, su il quanto magari ci arrabbiamo, ci irritiamo per cose che apparentemente, guardando questa cosa, mi sembrano veramente, veramente banali. E trovare veramente il positivo, il bello in ogni cosa che facciamo. C'è Cody che sta spostando la sedia, in ogni cosa che viviamo, in ogni affetto che abbiamo, in ogni persona che incontriamo, in ogni sorriso che facciamo, perché è importante anche trasmettere, no? La gioia che abbiamo, che siamo capaci di provare. Ecco, e quindi anche a livello così di testa non ero proprio molto nelle corde di fare qualche video, ma la vita va avanti ed è bella la vita anche per questo, perché ogni giorno possiamo sempre ricordarci della fortuna che abbiamo, dell'essere qua, di star bene. Non per tutti è così, per fortuna per me e per la mia famiglia è così, e quindi apriamo, guardiamo velocemente, perché poi devo tornare al lavoro, quali sono le sorprese che ho trovato nei miei calendari. Cominciamo con il calendario dell'Angelica. Dietro di me vedete che è cambiato l'arredamento, nel senso che abbiamo fatto il nostro presepe sulla panadura perché non abbiamo nessun altro posto dove farlo, perché abbiamo cambiato un po' i mobili qui in cucina e quindi quello era l'unico posto, e quindi lì ci sarà, c'è il presepe, abbiamo fatto un po' di decorazione in giro, dobbiamo fare l'albero perché siamo in ritardo, anche con quello non l'abbiamo ancora fatto. Cioè, settimo giorno dell'Angelica Smoothie Infusion, con dolci note del latte sempre ed è alla banana e cacao. Questi smoothie sono, penso, abbastanza nuove, sono buonissime. Le altre le abbiamo bevute, quelle della settimana scorsa, sono veramente buone, 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 buone. Io non aggiungo lo zucchero nelle tisane e nel tè perché non mi piace, ma hanno un sapore molto dolce, molto delicato e poi profumano veramente dei frutti che ci sono descritti, insomma, buonissime veramente. Poi il giorno 8 invece abbiamo emozioni al caffè, caffè caramello e cannella. Anche queste sono buonissime, di questa linea al caffè, al cioccolato. Sono molto golose e secondo me sono proprio indovinate e perfette per questo periodo freddissimo. Qui da noi era da tantissimi anni che non faceva così freddo, l'altra notte addirittura meno 3, meno 4. Freddo pazzesco, da inverno vero, da inverno di quando ero piccolina. Bello, questa cosa mi piace, anche perché poi se sto al caldo ancora meglio. Poi, giorno 9, mora e curcuma e cannella. Questa non è possibile. Ripartiamo. Sul telefono io ho messo, sul cellulare ho messo il blocco delle telefonate indesiderate, infatti non ricevo più nessuna telefonata, ma ho ancora il telefono fisso in casa e lì non so come bloccarle, però davvero sta pubblicità è indisponente. Ho lasciato in giro la tisana? No, perché me ne mancano? Ah no, era qua, stavo dicendo, scusatemi. Allora, giorno 9, mora, curcuma e cannella. Questa è la tisana preferita di Lucia. Ne compriamo a svalangate e lei le beve 2 o 3 ogni giorno. Sono
sono proprio davvero buonissime. Tisane superfood, buone, buone, buone. Quindi, giorno 10, ancora emozioni al caffè, caffè pistacchio e scorza d'arancia per una vitalità interiore ed esteriore. Buonissime anche queste, sono tutte tutte buone. Io queste tisane vi dico che sono buone perché queste non le ho ancora provate, ma ne ho un po' di scatole in dispensa e le bevo quasi 5-6 tisane tutti i giorni, tisane senza caffeina ovviamente. Mi piacciono un sacco, soprattutto nel periodo freddo, mi aiutano a scaldarmi. Poi abbiamo per il giorno 11 superfood ancora, cacao, arancia e cannella per il buon umore, e ce ne vuole tanto. E poi il 12 abbiamo invece la drenante che serve anche quella, eliminazione liquidi in eccesso, la ricetta del benessere, finocchio più mix di 6 erbe officinali e un'altra cosa che ortospinos, che non so che cosa sia. E per le tisane abbiamo finito. Passiamo ora a... ce li ho qua tutti davanti. Passiamo ora a Yves Rocher. Giorno 7, cioè le confezioni sono sempre, sempre meravigliose. Bellissimo. Questo calendario di Yves Rocher mi è piaciuto tantissimo, mi sta piacendo tantissimo. Alcuni prodotti della scorsa settimana li ho già provati e sono buonissimi. Allora, questo è un bagno doccia al latte di mandorla. A parte la confezione strepitosa, bellissimo. Giorno 7. Giorno 8 abbiamo il gel per pulirsi il viso, ultra delicato, no scusate, ultra fresco, ho sbagliato, anche dal francese non sono capace di tradurre. La linea Pure Algae, di questa linea sto provando alcuni prodotti che avevo comprato in full size dalla mia referente e mi sto trovando benissimo, mi piacciono davvero tanto, è una linea molto molto buona, 98% di ingredienti di origine naturale, senza solfati, mi piace un sacco. E questo era il giorno 8. Giorno 9. Andiamo spediti perché vogliamo andare al lavoro. Ecco, Go Green, Top Coat, Paillette. Questo sapete che non lo uso perché io al momento ho il semipermanente. Lo terrò, vediamo se regalare gli smalti che ho trovato a qualcuno che li usa o se tenerli se in un domani dovessi usarli, ma al momento non li uso. 10. Fa freddo anche da voi? Linea invece Pure Menthe, L'Énettoyage. Per il viso 3 in 1 per pelle imperfetta con punti neri. Questo penso lo regalerò a Lucia. Io fortunatamente di punti neri non ne ho, ma lei sì, essendo nell'età adolescenziale, perché ormai l'adolescenza va fino ai 25 anni, quindi glielo regalerò. Qui da noi fa freddo, spero che sia un inverno con tanta neve. Sulle nostre montagne la neve è arrivata, eh. È arrivata, poi non so se avete sentito che c'è stata una frana e quindi un disastro perché la neve c'è, un sacco di gente è andata a sciare soprattutto nel periodo del ponte, però poi è stata bloccata perché purtroppo è scesa una frana sulla nuova strada che non è più nuova perché ormai ha 20-30 anni che va da Lecco a Ballabio e fortunatamente la macchina coinvolta non ha avuto danni, cioè, o meglio, la macchina ha avuto il danno perché era distrutta il furgoncino, ma le due persone che c'erano dentro si sono salvate e si devono, come diciamo da noi, segnare col gumbet, si devono segnare con il gomito e far accendere un cero grosso così perché sono stati miracolati. È stato il nostro miracolo di Natale, veramente, perché la situazione, cioè, non so se avete visto la televisione, l'hanno fatta vedere su tutti i telegiornali, il sasso era grande quanto la galleria. Quindi, vabbè, come sempre mi disperdo nelle mie chiacchiere. Numero 11, Sleeping Care, sono andata a vedere che cos'era, è una maschera per la notte per il viso e la userò molto piacevolmente perché le maschere notti mi piacciono tantissimo e mi rendo conto che nonostante la mia pelle sia mista grassa, ha comunque bisogno di un'idratazione superiore, soprattutto in questo periodo di freddo. Ho le labbra completamente spaccate e sto andando di burro cacao, rossetti morbidi e quant'altro. Numero 12, questa mi ero detta che cos'è, non mi ricordo più, balsamo botanico, Baum Botanique, dovrebbe essere balsamo, ah sì, è scritto dietro in italiano da qualche parte,
Balsamo riparatore per capelli secchi e danneggiati. I miei capelli non sono secchi, però avendo fatto la decolorazione potrebbero essere fragili e danneggiati. Lo useremo con molto piacere. E anche con Yves Rocher abbiamo finito. Passiamo ora a Balea, che ha sempre dei pack strepitosi, ma io penso di collezionarli perché sono troppo belli. Allora, il giorno 7 troviamo dei patch occhi. E sappiamo che quelli di Balea sono veramente ottimi, oltretutto con quel passerottino lì, meraviglioso, è veramente stupendo. Il giorno, presumo che sia l'8 perché avevo segnato 9 da tutte e due le parti, comunque o prima o dopo, lesce. Abbiamo un peeling da doccia, doccia peeling, con queste palline e questo alberello di biscotto. Il giorno 9, una body lotion e qua abbiamo lo scoiattolino. No, ma vabbè, quanto sono belli! Bello, bello, bello. Il giorno 10 abbiamo, cos'era questa? Una crema viso, mi pare di sì, con pantenolo. Ho fatto la scannerizzazione, ma mi sono dimenticata di segnarla. Il giorno 11 una crema mani e guardate che bello. Spero di essere a fuoco perché ho visto negli altri video che ogni tanto non so se la mia fotocamera se ne sta andando e mi sta lasciando. E il giorno 12 non mi ricordo. Allora, una era la crema mani, Winterspoon, o questo era un balsamo o Caperina. Guardiamo con la traduzione. Simultanea, dai, facciamo una roba del genere. Translate dal tedesco all'italiano, fotografia. Ve lo dico subito. Dai. Cura e nutre capelli, vedi, ho detto una stupidata, non era un crema viso, ma era un balsamo per i capelli al pantenolo ed era il giorno 10. Il giorno 11 abbiamo la crema mani e il giorno 12 abbiamo un condizionante per i capelli, da applicare a capello umido, asciutto e da non risciacquare. E sto provando a utilizzarli dopo la decolorazione ed effettivamente mi aiutano, non ungono i capelli ed è un prodotto utile, molto carina anche la boggettina. E con Balea abbiamo finito, i profumi li lascerei per ultimo visto che sono in fissa con i profumi in questo periodo e passiamo a Catrice. Il giorno 7 abbiamo un siero all'acido glicolico. Questi sono molto curiosa di provarli. Con una percentuale del 5% di acido glicolico e ci dice con la lunetta che lo dobbiamo utilizzare alla sera. Il giorno dopo, comunque, ricordatevi sempre la protezione. Io la protezione solare oramai non riesco più a farne a meno. Il giorno 10, cioè ragazzi, lo sapete, probabilmente sapete, guardate che meraviglia, ho provato anche a metterlo, adesso non lo metto perché ho sul balsamo, è sotto un altro rossetto, ma che spettacolo è, guardate che colore, quest'anno è l'anno dei rossetti, però ve lo faccio vedere sulla mano, dai, mamma mia, che meraviglia, proprio natalizio, natalizio di Catrice, ops, non l'ho chiuso, ok. Poi siamo arrivati al giorno, questo dunque era il, oh mamma, 7, 8, il giorno 9 e abbiamo una matita per gli occhi. Ve la faccio vedere, poi non so mai come metterle le cose, ma dai, devo fare una lezione di, è un, ecco, seppure spaccata perché sono andata giù di forza, è un marrone
dorato. Qui dice il colore, vediamo se c'è scritto. Durata 18 ore, wow. Vediamo se troviamo il colore, che dovrebbe essere Copper Kiss 050 Ace Pencil. Le proveremo. Mentre il colore del rossetto è Satin, ciao, 080, full satin. Questo lo lasciamo qua. Poi per il giorno 10, vabbè, abbiamo il solito smalto, ma qui lo sappiamo che non li uso, colore albicocca, molto molto carino questo colore, bello estivo. Il giorno 11, un plump e blur lip trattamento. Plump vuol dire che mi rimpolpa le labbra. Molto carino anche questo. E il giorno 12 abbiamo un siero idro supercharged 1% al triplo acido ialuronico e 5% alla niacinamide. La niacinamide sulla mia pelle è una manna dal cielo. Eccolo qua. E lo userò con estremo piacere. Passiamo ora all'ultimo calendario dell'avvento, che è quello che mi sta piacendo anche questo tantissimo. Dal giorno 7 della Divine, che è una casa di profumi che è italiana. Italiana? Non sono sicura che sia italiana. Vabbè. Tra l'altro, l'altro giorno io ascolto sempre Radio DJ alla mattina mentre vado al lavoro, che così mi sveglia. Il trio Medusa mi piace un casino. Lo trovo nelle mie corde, soprattutto perché hanno più o meno la mia stessa età. E c'era uno del trio Medusa, di cui non ricordo il nome, stava leggendo un articolo e dicevano che il 67% dei prodotti cosmetici di trucco e di cosmetici come creme sono prodotti in Lombardia e sono diffusi in tutto il mondo. Le case cosmetiche che producono cosmetici e creme di bellezza e quant'altro sono per la maggior parte, al 67%, in Lombardia e producono per grossi marchi. Non vorrei dire una stupidata, ma io ho capito che la casa che produce per Kiko produce per Estée Lauder e Penta, per tante altre marche di grido. Quindi dobbiamo essere veramente orgogliosi. E diceva anche l'articolo che stava leggendo che dopo il lockdown, non so di quanto sia aumentato comunque l'acquisto dei cosmetici e di creme e quant'altro, ma tantissimo, quindi ci siamo dati da fare. Va bene, passiamo ora a Divine. Il giorno 7 ho trovato un altro spruzzatore da borsetta e io sono contenta di averlo trovato anche se è il secondo, perché ho intenzione appunto di non portarmi la boccetta in ufficio, poi spalmarmi, ma questo è sicuramente molto molto più comodo e quindi sono contenta e mi piace. Il giorno 8 troviamo invece, da quello che dice il catalogo, il numero 738, che dicono essere il dupe di Velvet Vanilla di Mancera. Io ovviamente, come sapete, i profumi di nicchia non li conosco. Un fiorito fruttato. Ribes si sente. Chiodi di garofano. Io probabilmente ho il naso più sensibile per quelle che sono le. Dove ho messo il tappino? Urgente. Per quelle che sono le spezie. Però io quando ci sono cannella, chiodi di garofano li sento subito. Si sente? Pera, ribes, mandarino, chiodi di garofano. Buonissimo, molto molto buono. Mi stanno piacendo tutti questi profumi e li comprerei tutti. E poi guardate che carino. Mi sembra un papavero. Le decorazioni sono stupende. Quelle del giorno prima era questo, che mi sembra un trifoglio. Boh, non lo so. Poi arriviamo al giorno 9, dove abbiamo il numero 305, che dicono essere
l'equivalente di Old Wood di Tom Ford, numero 305. Spalmiamocelo, cioè spalmiamocelo, spruzziamocelo. Non vedo neanche dove è il bocchettone. Il bocchettino. Che buono. Legno di oud, legno di sandalo, fava tonka, ambra, vaniglia. È uno speziato legnoso, ma molto, molto buono. Non particolarmente intenso, ed è quello che piace a me. Sennò poi mi fa venire il mal di testa. Sto riscoprendo un po' i profumi legnosi orientali, mi stanno piacendo parecchio. Ah, qui invece abbiamo una felce, felce come diciamo noi a Lecco, quella è aperta, felce Lecco. Poi il giorno 10 abbiamo il 276, equivalente di acqua di Parma, una fragranza agrumata. Sentiamo. Dai, ciao Elena, un po' di forza e allora, ok. Allora, io acqua di Parma l'ho avuta. Questa è molto agrumata. Rosmarino, ambra, lavanda, agrumi, verbena, rosa di Damasco. Verbena si sente subito perché è uno dei fiori che mi piace di più, una profumazione, una delle profumazioni che mi piace di più. Poi si sente molto insieme di agrumi di Sicilia, un limone bello frizzante, bello aspro, buonissimo, veramente molto molto buono, gli assomiglia, sì. Il giorno 11 abbiamo il numero 646, Paola Ibiza Loewe, non so neanche chi sia questo profumo e neanche... Fiorita acquatica con cocco, mandarino, legno marino, frangipane, narciso. Vediamo. Che buona. Sì, sì, il cocco si sente, ma ci sento anche il frangipane, il narciso. Questo è da comprare. Anche a voi, quando capita di sentire la prima spruzzata, questo lo compro. Li comprerei tutti. Vabbè. E qui abbiamo un fiore d'ortensia. Mentre qua, scusate, mi sono dimenticata, ma sono troppo belle queste, poi me le tengo tutte. Sì, c'è una violetta del pensiero. E il giorno 12, e poi abbiamo finito, abbiamo Mirra Tonka di Jo Malone, come l'equivalente di Mirra Tonka di Jo Malone. Orientale, lavanda, mirra, vaniglia e mandorla. Stop. Buono, mi spruzziamo, certo, poi vado dal lavoro, sono tutta profumata. Buono, orientale sì, vaniglia e mandorla li sento, che buono, cioè, sembra che sto facendo un gestaccio. Va bene ragazzi e ragazze, io ho già finito. Vi ringrazio di essere stati in compagnia, ci siamo fatti un po' di compagnia. Vorrei fare tanti video, avrei anche tante cose da farvi vedere, avrei dei libri da consegnarvi per Natale. Devo fare un video velocissimo per farvi vedere il preparato della cioccolata e come magari servirlo in un barattolino con delle decorazioni particolari. Vorrei farvi vedere i miei acquisti di Shein, vorrei e speriamo di farcela, altrimenti ce la faremo lo stesso nelle vacanze di Natale, che ho 3 settimane quasi di vacanza perché siamo chiusi dal 24 all'8 compreso. Cercheremo di godercele tutte queste vacanze anche perché non andiamo via e quindi faremo tanti bei video e ci terremo compagnia, facciamo anche la prima. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio, un buon lavoro se state lavorando, ci rivediamo presto o almeno spero. Ciao a tutti, grazie.